Tutto tiro, tutto tiro, Pericolo, pericolo. Ciao, sono Froxy. tutto tiro. Come devi morire? Salve a tutti ragazzi e bentornati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre Dark Griever. Oggi, come l'altra volta, in compagnia di Sefirotto, andiamo ad affrontare ben due La Gombi. e un Sinogre Stigeo. in tundra. Lamasmus, mamma mia, Sefirotto, che mi combini? Perché tieni le cose negative? Vabbè, dai, faccio finta di non aver visto. Beh, non è una missione questa, dai, è giusto per divertirci. Questo bullfango che mi sta guardando, è che deve morire. Ma deve morire proprio. Ma perché? Che t'ho fatto? Come farmi volare? Allora. Di solito un lagombi al centro. Ma io vado di qua. Uela! Allora, signor lagombi. Fermo. Bravo, Sefirotto. Vai, 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 fai sulla testa, fai sulla testa. Fratelli, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Bello, bello. Via, riponiamo, carica subito. Così super colpo. È critico. Vabbè, questo spadone, minchia, c'è il 40% di critico. Anche se non avessi critico rapido. Oh, però, complimenti. Complimenti anche a lei, signor Lagombi, begli artigli. E faccia pure l'affondo. Ogni volta che paro mi viene da piangere per la mia povera arma. L'acutezza se ne va. No, veramente perde un sacco di acutezza lo spadone quando si para. E tra l'altro la leggenda narra che se voi difendete con lo spadone. Oh cacchio. Era troppo in là. Ciao ciao. Bravo. Vedete, i charger sono più utili dei player. Ehi, e basta. Ah, Sefirotto. Stavo dicendo, la leggenda narra che se pariamo con lo spadone, il mostro prenderà una minima quantità di danno. Io vorrei capire come fa a prendere danno se pari. Allora anche lo scudo dovrebbe funzionare allo stesso modo, come la lancia, lanciacannone. E spada e scudo. Perché solo lo spadone dovrebbe fare danno rispetto alle altre? Vabbè, dai, mister. La. Prendi questo. E quest'altro. Sì, gli stuniamo il deretano, sì. Niente. Posto, pigliamo la nostra cote. Sephiroth continua, imperterrito, bella bella bella. Va bene. Dove sarà l'altro? Perché dovete sapere che questi lagombi piace molto girare intorno alle aree scivolando sul ghiaccio. Oh, che bello, sul ghiaccio, sì. Niente. Fanno i chilometri scivolando su queste distese innevate.
Dai, sei qua. Oh. E dove sta? Ma serio? E poi sei quello che mi segue. Il problema è che spawnano tutti e due insieme. Eccolo là. Quindi nel mentre che noi abbiamo combattuto uno, l'altro chissà che giro si è fatto dell'area. Tanto pigliati questo. Vaga. Vaga che su Valli. Boom. Proprio si è acceso lo spirito e l'ha presa tutto. Vediamo se. Eh no, bastava un po'. Viene la trappola. Grazie, popo. Complimenti a mettersi davanti. È ovvio che poi ti ammazzo, cioè. Devi manco lì. Ci vai. Vai. E rivai. Ma che bastardo, che bastardo. Vaffanculo. Vaffanculo! Sorri sto ca... mamma mia. Quelli con i martelli! Madò, t'ammazzo, se t'avessi qua t'ammazzerei. Ciao, ciao. Fortunato perché lo scudo. Allora, signora paralisi, vuole scattare? Scatta più. Ah, non scatti, sì. Pigliate questo! Si è piantato lo spadone. Go! Pigliate questo! Povera bestia come soffre. Dai! No, peccato. Almeno si affatica. Basta di dargli spadate piatte. Vabbè, aspetto di qua perché ho paura che... infatti. Venghi, 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 signor Lacombi. Venghi, venghi, bravo, scivolo sul ghiaccio. Che è sottile. Mamma mia, lo stavo prendendo, povero Sephiroth. Beh, sarebbe anche giusto, mi ha fatto volare solo due volte, ma taranfanculo. Vai Lagombi, vai Lagombi. Altro. Come gli ha fatto a stunnare il culo? Vabbè. Gli ha stunnato il diretano, io non ho parole. Quando vedo queste cose proprio non mi... Non mi vengono le parole. Eh sì, va in tana. Sponsor time! Per un sugo come quello di tua nonna ci vuole una grande pasta. Pasta De Cecchi, nei migliori supermercati. Peccato. Perché deve fare così? È vero che io non lo piglio. E lui sembra che c'è il target su di me. Il mirino, cazzo. Vabbè. Vabbè. Un'altra no. Piglia the Geist. Un altro critico, no. A posto.
Bellissimo. Povera bestia. Sa che tempo che spawnano di nuovo, finisce la bevanda. Un Iaros. magari. Un bel coniglietto, magari. Sono preso tutto, sì. Sì, è stato. Non riesce a tenere fermo il suo martello. Vabbè, vediamo una bevanda. Ah, fanculo. Ciao. Dai, andatevene, popo. Non vi voglio uccidere, andate via. Arriva lo Zinover. Niente. Preferiscono stare lì. Amo queste flash. Poi lo Zinover quando è flashato diventa veramente epilettico. Non capisce più nulla. Meglio perdere un po' d'acutezza che perde. Affanculo. Maledetto. No, 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 curati, curati. Bella. Beh, cadrai, credo. Bravo, sei bravo a prendere di mira. Dai, però. Non sei bastardo nell'animo. Ciao, JD. Vai, Sefirotto, stunnalo, stunnalo! Devi stunnarlo, stunnalo, stunnalo. Che rimbalzo, ma che pure col bianco. Dim non camera. Vedete è brutto. Purtroppo della skill spirito contro lo Zinogre. Quando vai in super rage si attiva spirito, se no. Ma non la rage normale che si drizzano i peli, quella che aumenta il suo bagliore. Quindi spirito di per sé diventa inutile contro questo mostro. Cioè che non ho salutato. Che c'ha sta coda che non si vuole tagliare? Ecco, Super Rage, oh. Posso utilizzare Spirito. No, posso utilizzare una bella tramvata in faccia. Ecco, finita pure la stamina. Mamma mia. Dai. Fanculo. Manco i corni si rompe nulla. Mi ha fatto finire la stamina per difendermi da quel colpo. Raya. E che finalmente.
Patico, sto sinogra maledetto. Sì, per sicurezza una bevandina. Fiacuccio, ebbè. Allora. Mettiamo una bella trappola. Ah, yeah. Ah, dovevo quota. Peccato. Dovevo quotare. Ma proviamo tanto. Guardalo qua che bastardo. Ma più maledetto sto Zinovra. Vabbè. Mi cura a sto punto. Deve fare lo scemo. Vediamo. Vediamo se. Vediamo, ne fa proprio. Perché non viene qua? È proprio stronzo sto Zinovre. Dai, vieni qua! Non è ancora capo? Mamma mia. Ma vaffanculo. Un colpo e si è catturato. Questa è Radio Monster Hunter. Solo grandi successi di mostri da killare. È andato a buon fine, dai. Ci abbiamo messo un po', però. Però questo è il bello, vedete. Far durare le quest. Parlo poco perché sono troppo concentrato. Quando gioco Monster Hunter difficilmente mi metto a parlare. Sì, abbastanza. Ringrazio il mio amico Luca Pagano per avermi aiutato e metterò in descrizione il link del suo account Facebook. Tra l'altro non mi ricordo se è una mensa o una quest avanzata. Devo guardare. Bene ragazzi, grazie come sempre di essere rimasti con me. Mamma mia, 18 minuti. È durato un bel po', mi dispiace, ma è andata così. Ciel verdi, niente ciel verdi. Vabbè dai, fa nulla. Grazie di essere rimasti con me e noi ci rivediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao ragazzi!